torniamo alle relazioni, non si può cenare con l'iPad, l'iPhone, la cosa, santa Madonna, almeno quello, almeno un minuto di considerazione di noi, una tristezza, una gioia, un qualsiasi cosa che ci possiamo comunicare, no? È così bello comunicare. Ragazzino molto strano, molto diverso, in tutto. Facile secondo voi? Immaginatevi un ragazzino, 12-13 anni, in una periferia pasoliniana davanti a un baretto, dove tutti i ragazzi non aspettano ora di andare allo stadio a parlare di calcio. E lui va avanti, una volta con i capelli rosa, un'altra volta con i capelli fucsia, un'altra volta con i capelli verdi. Cosa gli dicono? Applaudono, secondo voi? O lo insultano e ne dico tutti i colori. Secondo voi si fermano a fare quello? O pensate che quel ragazzo non abbia conosciuto il bullismo? Ha conosciuto il bullismo, certo, ovvio. Però c'era una stella polare, un padre meraviglioso, operaio dell'Alitalia, che lo portava in mezzo ai boschi, che gli diceva: non dobbiamo mica comprarci la canna da pesca, ce la troveremo prima o poi un albero, un ramo giusto per quello. E poi una volta gli dice una cosa meravigliosa, dice: sai questa foresta qua, perché lo portava sempre in mezzo alle foreste, dice: sai, ogni tanto succede una cosa strana che tu devi sapere, succede che arrivano d'estate i temporali portano i fulmini e a volte succede che un fulmine prende un albero e lo incendia e lo distrugge, ma non è così, perché prima partono via dei pezzettini di quell'albero, finisce lì. Molti anni dopo, Alessandro è già da Tom Ford, Londra, arriva una telefonata, vieni giù prima che puoi, papà sta male. Arriva con tutti gli aerei che ha potuto trovare, non c'era più niente da fare, non c'era già più. E lo bacia e poi gli dice: ma senti un po', ma sei vero quella cosa che mi hai raccontato quando ero bambino del fulmine? Tu sei stato colpito da un fulmine, vero? E quindi è partita una scheggia. E l'ho presa io, continuo io. Questa è la passione. È così, me l'ha insegnata mia nonna. Mio nonno materno faceva il falsario, sapete? Era molto creativo. Era un uomo, no, di soldi, cosa pensate? Quadri, 6-700, non è andato mai oltre. Quando mia nonna dormiva, noi facevamo quelle robe là, meravigliose. E poi mi raccontava un sacco di balle, mi raccontava che era andato a caccia, poi ho scoperto al funerale che non era mai stato a caccia. Era un falsario, meraviglioso. E quando la notte raccontava tutte queste robe di sti serpenti, me ne ricordo ancora, anche adesso, meglio che non ci pensi perché non mi addormento, col due teste, tre teste, si inventava delle cose anche tremende. E poi mi diceva: ti sei emozionato? Mi sa che ti sei eccitato a sentire tutte queste robe. È 2 ore che stai con la bocca aperta, io sono stanco, vado via, ti lascio, tocca a te. Fai stare tu i bambini con la bocca aperta, eh? Non ti dimenticare di farlo, perché è la cosa più bella che puoi fare. E quando vanno via queste persone, voi cosa fate? Di meno? Non si può. Di più? Di più. Ecco l'ambizione, fare qualcosina di più di chi ti ha messo al mondo. È il nostro dovere civile fare un pezzettino di strada in più. Un mio vecchio amico che si chiamava Romano Cagnoni è stato il più grande fotoreporter di guerra del secondo Novecento, meraviglioso uomo. Abbiamo lavorato a Londra quando, tanti anni fa, e poi avevo saputo che era ritornato nella sua terra, Pietrasanta, in Toscana. Era figlio di un cavatore di marmo. E una volta che ero a Pietrasanta, era tanto che non ci vedevamo, mi è venuta voglia. Ho detto al ragazzo dell'albergo: ma senti, ma tu conosci un certo Romano Cagnoni? Mamma mia, ha detto, ma stai scherzando? È il nostro, chi è che non lo conosce qua a Pietrasanta? Tutti conoscono Pietrasanta. E dove sta? Sta in un casale che si è rimesso a posto. Me lo chiami? C'hai un telefono? Me lo chiami? Mi passa la cornetta. Romano, sei tu? Sono passati 20 anni. E lui mi fa: davanti un bicchiere di vino in piazza Pietrasanta. Ha detto: questo non è cambiato.
Io vado un po' prima, lui Pietrasanta c'è una piazza che scende un po', lo vedo venire giù un grillo, sapete, con quelle giacche che avevano i fotografi, tutte le tasche per i rullini, per i cose, veniva giù, tun 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 tun. Ma dico, che meraviglia che sei, sono passati tanti anni, sei identico, ma quanti anni hai, scusa? Ah, che brutta domanda mi fa, non dovresti farla. E cosa ti dovevo chiedere? Quello che mi avrebbe chiesto Indiana Jones. E cosa ti avrebbe chiesto Indiana Jones? Quanti chilometri hai fatto, vecchio amico mio? Che bello. Questo è il futuro dei nostri figli, fare chilometri con le gambe o con la testa, non importa. Fare chilometri, non smettere mai, non stancarsi mai, andare avanti. Questa è la cosa più bella che c'è. Morir curiosi. Ecco lo scopo. Morir curiosi. È l'unica bellezza che c'è. Quando andavo a trovare mio papà, che era 85enne, solo da un bel po' di anni, mia mamma è morta giovane, meravigliosa donna. Sapete che io mi ricordo il numero di telefono di mia madre? 049 32 518. È morta 36 anni fa. E l'ultima volta che ho fatto questo numero è 36 anni fa, perché mio papà 2 giorni dopo ha venduto tutto, perché non poteva stare dove è stato con lei una vita. Vedi? Non avevo il telefonino e quindi non sono deficiente. E quando andavo a trovarlo, sapete queste cose, sì, le conoscete della Padania, pioggerellina, freddo, umido. Entravo io come un vento in tempesta, avevo sempre i petardi sotto i piedi. La sua casa piena di quadri, musica. Cosa fa alle 8 un uomo di 85 anni col freddo fuori? Si attacca al termosifone, spera che ci sia qualcosina in televisione e poi comunque c'è sempre il romanzo da finire sul comodino, giusto? E mi capitava di dire: papà, stasera c'è un concerto. Mi voltavo e c'aveva già la giacca su. Ecco il senso della passione, che non finisce mai. Che sai di non sapere, perché quella serata lì non l'hai già fatta e la devi fare. Devi fare 2 passi con tuo figlio sotto i portici, senza fare domande, non c'è bisogno di fare nessuna domanda, capisci? Se c'è il passo pesante, l'hanno lasciato un'altra volta. Se è leggero, si è innamorato. Funziona così, no? O no? È questo che deve sapere un uomo prima di dormire. Avere la passione di aver tirato su qualcosa che forse farà qualcosa. È l'innesto, è la diversità. Non è uguale a me, ma farà qualcosa. Non ha fatto le mie scelte, ma farà qualcosa. Questa è la cosa, perché noi siamo diversi. Chi ha paura della diversità è semplicemente chi non è riuscito ad esserlo. E allora, questo vi auguro. Dite ai vostri figli, domani mattina cambia musica, non facciamo più niente, ti svegli, ti fai che fa. L'altro giorno davvero, una signora ha detto, lei fa tanto spiritoso, dice, ma senta una cosa, ma lei c'ha una figlia? Dico sì, quanti anni ha? 25. E a che età le ha dato la mocca? E io ho detto, guardi signora, lei senza saperlo tocca un argomento veramente delicato. Perché io in realtà ancora non penso che sia giusto darglielo. Perché la moca sono cose da persona over 50. Ci vuole la consulenza della nonna. Perché metti che scoppia. Vuoi rovinare la faccina di una bella ragazzina? Quindi non si può. Dai, facciamo un po' di cose di coraggio. Torniamo come erano i nostri genitori. Erano così simpatici. Hanno fatto cose così grandiose. Cerchiamo di voler bene a questo paese. Facciamo in modo che le vostre aziende non debbano essere vendute per qualche ettolitro di spritz. Per favore, facciamo qualcosa, perché i nostri vecchi ci guardano, da qualche parte ci guardano, ci dicono cosa stiamo facendo. Noi abbiamo questa cosa, abbiamo una grande responsabilità. Quando noi avevamo Leonardo da Vinci a Cupertino, California, non c'erano neanche gli scorpioni. Ancora non li avevano inventati. E adesso questi signori dovrebbero dire a noi come si vive? Ma per carità di Dio, ma per l'amor di Dio, ma noi siamo i principi di questo pianeta.
Siamo le persone che hanno inventato la bellezza, l'eleganza, il mangiare straordinario, sopraffino. E sappiamo anche cosa vuol dire vivere, che a volte è anche prendersi il nostro tempo. Regalate una cosa ai vostri figli a Natale, il vostro tempo. Provate a farlo, non costa niente. Fate un pomeriggio voi due. Portateli in montagna, testa a testa. Tante volte si recupera, sapete, anche un rapporto. Che è un po' sfilacciato, un rapporto che è finito nel silenzio. Si prende, si va su. Lo ricordo tanti anni fa, c'era un signore che era un magistrato, abbastanza antipatico, devo dire. Era venuto da me con un figlio sedicenne, in disastro, parlava male, insultava. Poi alla fine l'hanno bocciato, è tornato questo qua indiavolato, il padre, diceva, adesso lo vede, lei non è riuscito a fare niente. Dico, no, non sono riuscito a fare niente. Però le posso dare un consiglio, tipo ad agosto prenda questo ragazzo, lo metta in macchina, fate più chilometri che potete. È tornato a settembre, sempre così un po'. Siamo arrivati in Norvegia. Perché sai, quando tu vedi un papà, che magari è anche importante, un po' supponente, che la sa sempre giusta lui, e lo vedi con la sua corazza, crei una distanza. Se per caso fai un viaggio e lo vedi in bagno, in canottiera, diventa simpatico, diventa molto simpatico, perché è disarmato, il re è nudo. E potete parlare anche di cretinate e non solo della scuola. E potete fare un bel commento di una cosa che avete visto, a una signora molto bella che è passata, ad un quadro che avete visto in una galleria, potete passare a parlare. E alla fine, quando è venuto il figlio separatamente dal padre, diceva, e devo dire la verità, anch'io è andata bene sto, perché mio padre io non lo sopportavo, non lo potevo vedere, era il mio incubo. Ogni volta che tornava era un giudizio su di me. E invece, così. Andati, prima o poi abbiamo parlato, perché cosa vuoi fare? 5, 600, 700, 1000 chilometri in silenzio? Dovrai pur fare qualcosa, tipo benzina. No? E quindi cominci a parlare ed è bello, cominci a avere delle relazioni, torniamo alle relazioni, non si può cenare con l'iPad, l'iPhone, la cosa, Santa Madonna, almeno quello, almeno un minuto di considerazione di noi. Una tristezza, una gioia, un qualsiasi cosa che ci possiamo comunicare, no? È così bello comunicare. Invece ci sono delle famiglie che si mandano una mail dal salotto alla cucina. E sono le cose, cosa vuoi per cena? Mail. Risposta, risottino. Non possiamo arrenderci, non ce lo possiamo permettere. Il mondo ha bisogno di noi, dobbiamo rivedere le cose. Ognuno di noi ha sbagliato, ognuno di noi, tutti abbiamo sbagliato. Però normalmente quando sbagli strada non vai avanti, fai la retromarcia e torni indietro. È quello che dobbiamo fare da domani mattina.